Almeno una volta nella vita lo abbiamo sentito nominare tutti. Il processo di Norimberga. Convenzionalmente fu il nome dato a due distinti procedimenti giudiziari che si tennero tra il 1945 e il 1946 nell'omonima città tedesca. I processi, come tutti sappiamo, si indirizzarono contro 24 criminali di guerra, i leader superstiti della Germania nazionalsocialista e altri 12 imputati minori, compresi medici ma anche ex magistrati e funzionari tedeschi. La decisione di imbastire il processo fu presa quando la guerra era ancora in corso, precisamente nell'autunno del 43, durante la conferenza di Mosca tra americani, inglesi e chiaramente sovietici. Nel timore che non tutti gli ordinamenti giuridici prevedessero alcuni dei reati per cui i gerarchi nazionalsocialisti erano imputati, nella conferenza di Teheran alla fine del 43 si decise che gli imputati sarebbero stati giudicati nel rispetto dei principi giuridici comuni alle nazioni civili e anche dei trattati internazionali sul diritto di guerra. Per quanto meno conosciuto in Occidente, un processo analogo fu celebrato a Tokyo nel 1948 proprio contro la dirigenza giapponese, processo che determinò la condanna alla pena capitale, o al più all'ergastolo, dei massimi responsabili politici e militari dell'impero del Sollevante. Sulla figura di Ruito e sul suo mancato giudizio ci sarebbe spazio per un altro video. Oggi però non siamo qui per parlare di questi processi, quei processi ci sono stati, ma non uno. Uno in Italia non c'è stato, anzi, a dirla tutta non è mai iniziato. Sto parlando di quelli ai fascisti colpevoli di crimini di guerra e contro l'umanità, gli stessi crimini addossati ai colleghi, chiamiamoli così, tedeschi e giapponesi. Partiamo da una premessa. Partiamo dal fatto che la narrazione italiana del dopoguerra, compresa quella fatta da molti nostri film e libri, per lunghissimo tempo non si è neanche minimamente occupata dei fatti illeciti imputabili ai nostri connazionali, il tutto veicolando semmai l'immagine dell'italiano buono, paragonato al tedesco cattivo. Chiarifichiamo, non stiamo parlando di un processo contro un'intera nazione o un intero popolo, neppure quelli di Norimberga o di Tokyo avevano questa pretesa fuori dalla realtà. I processi erano indirizzati contro singole personalità investite di importanti ruoli politico-militari e che, in tale veste, si erano macchiati di fatti gravissimi e penalmente rilevanti. Contestualizziamo brevemente alcuni dei crimini, giusto per capire di cosa stiamo parlando. Procedendo in ordine cronologico, potremmo partire dalla campagna di Libia, condotta tra il 21 e il 32. Per quanto colonia italiana dal 1912, il territorio africano non era mai stato del tutto soggiogato e permanevano importanti sacche di resistenza, specialmente da parte di alcune frange autoctone, in particolare Senussi. I tentativi di normalizzare, tra virgolette, la colonia furono portati avanti con inaudita ferocia dal governatore, il maresciallo Pietro Badoglio, futuro capo del governo, e dal comandante militare delle operazioni generali, il futuro maresciallo Rodolfo Graziani. Qui ovviamente siamo costretti a riassumere per mancanza di tempo, ma parliamo di decisioni e scelte che causarono centinaia di migliaia di deportati, che causarono la creazione di campi di concentramento, violenze e abusi di ogni genere ai danni dei civili, esecuzioni sommarie senza processo di migliaia di ribelli o presunti tali. Lo stesso Graziani lo avremmo ritrovato, pochi anni dopo, in Etiopia, come comandante militare prima e governatore della nuova colonia poi, quando il fascismo decise di sferrare l'attacco e conquistare una delle due sole nazioni africane allora indipendenti. L'altra, per notizia di cronaca, era la Liberia. Pure in questo caso l'elenco dei crimini sarebbe lungo. Bombardamenti sui civili, utilizzo massiccio di armi interdette, come ad esempio i gas tossici, e stragi spesso immotivate. Pensiamo a quella di Addis Abeba, nel febbraio 1937 a danno di civili inermi, in occasione del quale perirono, a seconda delle fonti, tra le 4 e le 30.000 persone. Più in là negli anni, lo scoppio del conflitto mondiale avrebbe portato nuovi teatri di guerra, anzitutto nei Balcani, e con essi l'esecuzione di ulteriori crimini ai danni di comuni cittadini. Anche qui, deportazioni, violenze, campi di concentramento, uccisioni sommarie, stupri, mutilazione, e potrei continuare il carosello all'infinito. Dove furono consumati? Essenzialmente nella ex Jugoslavia, in Slovenia, Croazia e Montenegro, ma anche la Grecia non fu risparmiata, considerando tra i tanti il massacro di Domenikon nel 1943, il tutto secondo linee di azione incoraggiate dai più alti comandi politici, Mussolini stesso in testa, e militari. Pensiamo alla figura del generale Mario Roatta, in particolare per i fatti commessi nella neonata provincia di Lubiana. I criminali di guerra inquadrati alla fine del conflitto risulteranno essere all'incirca un migliaio di persone, a fronte di quanto successo
successo nei Balcani, dove si parlerà di circa 100.000 civili deportati e migliaia di vittime, compreso il quasi 10% degli abitanti di Lubiana. I campi di concentramento per gli slavi non mancarono. Gonars, Arbe, Molat, Zlarino. Solo con questi campi si raggiungevano stime di 30.000 internati. E secondo alcune squallide affermazioni più contemporanee a noi, questi internati erano stati mandati in vacanza al confine. Questa brevissima panoramica, oltre a infrangere il mito degli italiani brava gente, rende efficacemente l'idea di quanto questa credenza fosse destituita di ogni fondamento. Per carità, in alcune circostanze l'italiano bravo ci fu, ad esempio ne ho parlato in questo video, ma fu una cosa molto limitata rispetto alla realtà. Parlando dei fatti in Africa, un grandissimo merito va attribuito al lavoro di Angelo Del Boca, mentre per i crimini consumati nei Balcani e in Grecia, molto ancora oggi resta da indagare, almeno in Italia, dove spesso si sminuisce il conflitto in Grecia, definendolo secondario e quindi leggero. A questo punto nasce spontaneo un interrogativo. Come e perché in Italia, che fu comunque tra le nazioni sconfitte in guerra, non fu celebrato un processo contro i responsabili di crimini tanto numerosi quanto violenti? La tipica risposta che un nostalgico ci offre è che gli italiani non pianificarono mai genocidi su larga scala paragonabili a quelli commessi dai nazionalsocialisti in Europa orientale o dai giapponesi in Asia. Questo però non sminuisce la rilevanza penale di una lista molto lunga di crimini e dei loro presunti responsabili. Perché fare due pesi e due misure? La risposta, come sempre, non è una sola, né tantomeno semplice. Prima di tutto dobbiamo comprendere la realtà del dopoguerra, le condizioni geopolitiche a livello italiano e internazionale. Una delle giustificazioni che va per la maggiore sarebbe rappresentata dall'armistizio dell'8 settembre 1943, con il quale l'Italia, dopo aver esautorato con un colpo di mano Mussolini e il fascismo, dichiarando ipocritamente che la guerra continuava, si arrese agli alleati. Rifugiatosi nel meridione insieme al re Vittorio Emanuele per scampare alla più che probabile vendetta tedesca, il governo Badoglio dichiarò poco dopo guerra all'ex alleato tedesco, vedendosi riconosciuto lo status di co-belligerante, nel mentre che al nord, nella parte occupata dalle truppe nazionalsocialiste, sorgeva lo stato fantoccio della Repubblica Sociale Italiana. In sostanza, secondo l'argomentazione dell'armistizio, la nazione si era riscattata. Questa argomentazione, molto inflazionata, perde peso però se si tiene in considerazione che molti dei potenziali criminali di guerra, per esempio Graziani, nominato ministro delle forze armate della Repubblica Sociale, non si erano affatto arresi. Anzi, scaricare unicamente sui tedeschi molti degli ingiustificabili crimini commessi nell'Italia occupata dopo l'armistizio vorrebbe dire dimenticare il ruolo, certo, magari minoritario, ma che pur sempre ci fu, avuto dalle milizie repubblichine, che non solo cooperarono con i tedeschi, pure nel rastrellamento degli ebrei, ma che assunsero nella lotta antipartigiana iniziative in completa autonomia. L'idea di imbastire una Norimberga italiana ci fu, a dirla tutta, fu soppesata. Commissioni britanniche e americane condussero diverse investigazioni in Italia per individuare e chiamare alla sbarra i responsabili di guerra, prima ancora della fine del conflitto. Soltanto che alla fine della fiera non se ne fece nulla. Una certa influenza la ebbe il referendum istituzionale del 2 giugno, preceduto dalle prime elezioni amministrative indette in Italia nella primavera del 46, che scatenarono il timore, specialmente britannico, che la celebrazione di un processo contro i capi politici e militari ex fascisti avrebbe favorito un incremento dei voti per le sinistre e del comunismo. In quegli anni, infatti, si allungava l'ombra della Guerra Fredda e l'Italia era inserita, sulla base degli accordi di Yalta, nella sfera di controllo occidentale. Per effetto di questa collocazione nel nuovo scacchiere mondiale, l'Italia era in netta contrapposizione rispetto alla Jugoslavia socialista di Tito. Jugoslavia che, lo ricordiamo, fu uno dei primi paesi a sollevare la questione dei crimini italiani. Era chiaro che le richieste di un paese potenzialmente nemico, ancora sotto la sfera sovietica, non potevano trovare gradimento a Washington. Cercare la giustizia e soddisfare la sete di vendetta delle sinistre era certo l'ultima cosa che gli americani desideravano fare. Meglio chiudere un occhio e tollerare le mancate estradizioni. Lo storico Filippo Focardi riporta: contrariamente a una vulgata giornalistica, Londra era decisa a procedere contro i criminali di guerra italiani, ad esclusione di Badoglio. Se ciò non avvenne, fu soprattutto per l'opposizione americana, che si profilò dopo l'occupazione jugoslava di Trieste nel 45 e che provocò un irrigidimento di Washington nei confronti di Tito, visto come pericolosa pedina di Mosca. Da allora in poi, gli Stati Uniti di fatto appoggiarono la linea italiana di resistenza passiva alle richieste di estradizione
l'abolizione dei criminali di guerra. Alla fine anche Londra si allineò alla visione degli americani. A questa mancanza di responsabilità si aggiunse anche la riluttanza dell'Italia di affrontare il proprio passato. Ciononostante, suona quasi paradossale che a prendere una delle più importanti decisioni politiche a tal riguardo fosse lo stesso ministro della giustizia del PCI, il leader del partito Palmiro Togliatti. Togliatti diede il suo nome a quello che noi oggi potremmo considerare il primo colpo di spugna della storia repubblicana, cioè la prima rimozione delle colpe originali. Con una decisione condivisa con l'intero governo di coalizione democristiano e socialista, fu proprio lui ad apporre la firma sul decreto con il quale il 22 giugno del 1946, praticamente all'indomani del referendum istituzionale che sancì la fine della monarchia, veniva approvata la famigerata amnistia Togliatti. L'amnistia Togliatti, con l'intento di arrivare alla pacificazione nazionale, di fatto condonava tutti i reati comuni e politici, compreso il concorso in omicidio e collaborazionismo, commessi dopo l'armistizio e fino al 18 giugno 1946, con il solo limite di una pena massima di 5 anni. Perché un'amnistia? Beh, il paese non poteva permettersi lunghe autocritiche. Il tessuto sociale era già spaccato di suo nel 1946, diviso tra repubblicani e monarchici e tra un nord relativamente avviato e un sud arretrato. All'origine dell'amnistia vi era poi stata la consapevolezza che in troppi erano stati simpatizzanti del regime, per cui attuare l'epurazione totale e indiscriminata, che i più integralisti auspicavano, sarebbe stato praticamente impossibile, se non addirittura controproducente. Inizialmente reati più gravi, come genocidio, violenza e danni dei civili, non erano condonati, ma due successivi provvedimenti varati dal governo Pella nel 53 e nel 66 cancellarono tutti i reati politici consumati prima del giugno 1948. Questa nuova amnistia italiana però non poteva intervenire per i reati commessi dagli italiani all'estero contro cittadini di altre nazionalità, come nel caso dell'Africa o dei Balcani, ragion per cui l'amnistia non frenò certo le richieste di estradizione avanzate da vari governi, tra cui quelli in Jugoslavia, Grecia ed Etiopia. Richieste che tuttavia caddero nel vuoto, in spregio agli accordi internazionali che pure le contemplavano. Nel caso degli slavi, il governo italiano sfruttò un'interpretazione fondata sul principio di reciprocità. In pratica, se Belgrado avesse voluto processare i nostri connazionali, lo stesso trattamento avrebbe dovuto essere riservato agli jugoslavi per i crimini commessi contro i civili italiani. Basti pensare alle foibe e più in generale alle violenze di vendetta contro gli italiani in Istria e Venezia Giulia, temi che abbiamo già ampiamente discusso in due video dedicati l'anno scorso. Già, quei due video per i quali su Facebook e Reddit mi hanno più volte augurato la morte dandomi del fascista. Diciamo che, se volete, vi passo i contatti di quelli che mi scrivono quotidianamente di essere catto comunista in questi video. Fallimento del fascismo in Albania, Regeni, interventi americani in Sud America e Sankara. Così, non so, vi schiarite le idee e magari vi prendete tutti quanti una pizza insieme. Tranquilli, offro io. Offro anche a quelli che adesso mi intimeranno di parlare anche dei gulag sovietici. E allora, i gulag amici. Ne ho già parlato qui di quanto facevano schifo i sovietici. Pizze a parte, comunque, l'Italia si incaricò, è vero, di imbastire processi contro i suoi stessi connazionali, pur violando così l'articolo 38 del Trattato di Pace che prevedeva tutto il contrario. È il caso di Roatta o di Graziani, come di altri personaggi di spicco del passato regime, uno su tutti il ben noto Valerio Borghese. Solo che tali iniziative non ebbero alcun esito significativo ed ebbero la stessa efficacia di un ubriaco al volante che cerca di seguire una linea retta. Per la cronaca, Badoglio non fu mai processato. Graziani si fece 2 anni di carcere e gli altri 17 gli vennero condonati. Roatta girovagò in libertà tra Jugoslavia e Spagna franchista e lo stesso Borghese lo avremmo ritrovato 24 anni più tardi a imbastire un colpo di stato di matrice neofascista, per la serie Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Unico atto politico di rilievo, adottato soltanto nel 2013, fu istituire una commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti. Anche con questa commissione però le indagini non hanno restituito esiti. Lo storico Michele Battini, nel saggio Peccati di memoria, afferma come nel dopoguerra, e non solo in Italia, fu elaborata una memoria selettiva, parziale, basata sull'attribuire esclusivamente alla nazione tedesca, identificata col nazionalsocialismo, tutti i crimini di guerra e contro l'umanità. Come dire, tutti gli altri, italiani compresi, venivano assolti senza processo,
punirne uno per educarne 100, per usare una citazione calzante visto l'argomento. In effetti, quando si diede avvio ai processi, e talvolta molto tardivamente, gli imputati non erano italiani, quasi come se si volesse ulteriormente confermare l'idea che gli unici colpevoli per i crimini fossero esclusivamente tedeschi. Ripetiamolo, perché non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Lo erano, ma non erano certo gli unici. È il caso questo del processo tenuto a Venezia contro Kesselring nel 1947, dove la condanna all'esecuzione ci fu, ma venne interrotta per intervento dei britannici. Fu anche il caso, dopo decenni di silenzio, sembra per non turbare le relazioni italo-tedesche, del processo nel 1996 contro uno dei tanti partecipanti all'eccidio delle fosse ardeatine, Erich Priebke, in seguito al quale ci fu, sì, una condanna per ergastolo, ma a causa dell'età avanzata venne presto questa commutata agli arresti domiciliari. Priebke arrivò a 100 anni suonati e dimostrò a tutti che l'Italia non è mai stata pronta ad affrontare con coscienza i propri crimini di guerra. La cosa più inquietante della sentenza Priebke è il fatto che prima del 2016, con la legge 115 del 16 giugno, il nostro paese non aveva mai modificato il suo codice penale per includere il reato specifico di crimini contro l'umanità. La Corte infatti poté giudicare Priebke soltanto sui crimini di guerra ordinari e di conseguenza si è impantanata abbastanza goffamente sulla questione della prescrizione. C'è da dire però che anche l'Italia non è stata l'unica a nascondere sotto il tappeto buona parte delle colpe. Atteggiamenti non troppo diversi li abbiamo avuti in Austria. Pure in Francia, non solo per le violenze del governo collaborazionista di Vichy, ma persino per la polvere nascosta sotto il tappeto durante la France Libre di De Gaulle. Un esempio? Il poco approfondito crimine riguardante le cosiddette marocchinate in Italia, cioè tutta quella serie di stupri di massa condotti dalle truppe marocchine ai danni di 2000 donne e 600 uomini, come riportato da un comunicato del Senato nel 96. E questi due non sono gli unici casi. In tempi più recenti lo stesso accadde in molte nazioni sudamericane o anche dell'est europeo dopo la caduta dei regimi comunisti, come avvenuto ad esempio con Ceausescu in Romania, dove i veri collaboratori del dittatore continuarono a tenere tranquilli le redini del potere anche dopo la sua stessa fucilazione. Ecco, la tendenza comune in tutti questi luoghi ha seguito un unico filo rosso: rimozione, damnatio memoria, processi dalla dubbia efficacia, quando li facevano, e amnistia collettiva. Tutto questo, per citare ancora Focardi, è servito a nascondere il volto degli italiani invasori, responsabili di atti di violenza su migliaia di persone, migliaia di vittime che non hanno mai avuto giustizia. Snocciolandolo, il lato oscuro della nostra storia più recente. I nostri demoni sono rimasti saldamente al loro posto, nell'armadio, assieme a tutti gli altri scheletri.